Sfida al Sinigaglia domani per il Como. La squadra di mister Moreno Longo incontrerà alle 15 la Reggina. I lariani sono reduci da 4 pareggi consecutivi, l'ultimo nel turno infrasettimanale contro il Palermo, e hanno 16 punti in classifica. I calabresi, secondi, arrivano dalla secca sconfitta interna con la capolista Frosinone. Arriva la Reggina, che sappiamo benissimo il tipo di campionato che sta facendo, sta giocando per la promozione. È una squadra completa, quando dico completa è perché dispone di tecnica, dispone di fisicità, dispone di esperienza, dispone di gioventù, quindi hanno creato un giusto mix che in questo momento sta pagando molto, quindi sarà sicuramente una partita per noi difficile, ma in questo campionato credo che il livello di tutte le squadre si diriga molto verso l'equilibrio, quindi credo che anche questa partita sia una partita che assolutamente da parte nostra, se sarà approcciata nella maniera giusta, sicuramente il Como potrà dire la sua. La squadra deve imparare ad avere coraggio anche nei minuti finali. Poi io so benissimo che questo non è facile, no? Nel nostro momento, perché sono sicuro che se avessimo avuto qualche punto in più sarebbero arrivate altre due vittorie, ma proprio per quella sfacciataggine che necessita secondo me a volte anche la squadra nel cercare di andare a chiudere la partita, nel non farsi schiacciare dalla pressione di dover vincere per forza, che è quella che a volte ti limita anziché liberarti. Noi invece dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi, perché ne abbiamo tanti, e quindi in questo, ripeto, dobbiamo giocare assolutamente per cercare di chiudere le partite, per cercare di mettere in campo quella personalità che spesso e volentieri vedo nei minuti iniziali, quando la partita magari è in fase di stallo, e quindi non deve cambiare questo tipo di atteggiamento qualora la squadra avesse la bravura di andare in vantaggio. Così come del resto nelle difficoltà, perché si può andare anche sotto nel calcio, allo stesso tempo bisogna avere questa capacità di reazione, di leggere le partite nella partita che comunque si verificano in ogni gara.